Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, che dire della partita di ieri, ragazzi? Ho detto, il titolo era Andate a fare in culo, ma perché mi sono arrabbiato? Perché non si può perdere in casa con l'Udinese, va bene che il campionato è lungo e la partita da vincere era questa qua. E l'abbiamo vinta, l'abbiamo vinta. Per me, il Paris Saint-Germain, con tutto il rispetto per noi, è più forte di noi. Cioè, abbiamo veramente, quando attaccavano, veramente c'era da cagarsi addosso. Non mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo la prestazione di Leao, ma tu non fai così, zitti. Quando hai delle potenzialità enormi. E giustamente ti critichiamo, perché se ti critichiamo, coglione, è perché comunque senti dobbiamo fare comunque dare di più di quello che hai, ma molto di più di quello che hai. Quando ti metti il Walkman è normale che ti bestemmiamo dietro e fai zitti, 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 ma zitti di che cosa? Bravo per quello che hai fatto, perché hai fatto una prestazione sontuosa, finalmente. Hai dimostrato, finalmente dimostrato di essere un grandissimo giocatore contro una grandissima squadra, fra l'altro. Perché comunque il Paris Saint-Germain per me è una grandissima squadra. Ieri a me sono piaciuti tanto loro. Loftus-Cheek è un altro pianeta. Quello che abbiamo preso più forti di tutti, prima pensavo che era Raiders. Adesso sono convinto che Loftus-Cheek è un altro pianeta. Se inizia a non farsi male, veramente, fisicamente, di prepotenza, di coso, c'ha anche i piedi. È un altro pianeta completamente. E questo qua è un altro nostro fuori quota. Perché si vince senza Krunic? Perché si vince senza Krunic? Ah, senza Krunic si vince contro il Paris Saint-Germain. Mica, sei riuscito a farmelo entrare anche ieri, fare te. Oliver, veramente, mamma mia, Oliver è una cosa. Oliver è una cosa che è immensa. Una palla dentro, finalmente Theo Hernandez contro Hakimi ha tirato fuori i coglioni, ok? Non si è mai buttato per terra, quasi. Grandissimo cazzo di cross e questo fa un grandissimo cazzo di gol. Mi ricorda tanto Oliver Bierhoff un pochettino, però più forte coi piedi. Lo ricordate? Cross, mica speriamo che non gli succeda niente. Cioè, noi speriamo che a Olly non gli succeda un cazzo. Speriamo che non gli succeda niente perché sennò siamo finiti. Davide su Mbappé immenso. Un grandissimo Davide Calabria, un immenso Davide Calabria, immenso, immenso, non l'ha mai fatto andare via, l'ha sempre, lui è una zanzara, ve l'ho sempre spiegato allora, io ho giocato a pallone, ok, gli altri youtuber del calcio, molti non che non capiscono un cazzo, ma non avendo mai giocato, alcune cose non le sanno. Quando c'hai una zanzarina lì, con le ali che ti puntano, però lui è sempre lì, lui è sempre lì, gli danno fastidio. Infatti ci sono partite che dovrebbe giocare Piero, quando lo rivedremo, buonanotte, perché con il nostro staff, buonanotte, e quando invece devi giocare contro comunque sia un difensore che ti dà fastidio. Però ragazzi, ieri Davide, io addirittura lo metto come migliore in campo. Cioè, aveva davanti l'attaccante più forte al mondo, perché Mbappé, milanista fra l'altro, mi sta anche simpatico perché è milanista dichiarato. Magari avessimo Mbappé, non succederà mai perché fin quando abbiamo questa società qua con i bracettini, figuriamoci, perché Mbappé da noi, se gli diamo i soldi che gli dobbiamo dare, verrebbe subito, perché milanista dichiarato.
Però quando ci abbiamo, cioè, lui c'è davanti, tipo uno come Cava, quello del Napoli, c'è davanti quelli veloci, quelli forti, lui comunque sia il suo, sempre lo fa. Il suo sempre lo fa. E io ieri ho detto il titolo, ragazzi, il campionato è lungo, però io questo girone qua io lo voglio passare, non me ne frega un cazzo. Questo girone qua, cioè se abbiamo vinto col Paris Saint-Germain, va bene che ci sono il City, il Bayern Monaco, eccetera, che sono nettamente più forti di noi, parliamoci chiaro. Però chissà mai che magari si buttano fuori fra di loro Barcellona anche e tutto quanto. Magari a gennaio ci andiamo a rinforzare. Ci andiamo a rinforzare a gennaio, magari che prendiamo qualcuno se si svegliano e magari siamo ancora più forti. Ieri Christian non mi è piaciuto, sono sincero, Christian, l'unico che non mi è piaciuto è stato Christian. Il gesto di Leao non mi è piaciuto, però ha fatto una gran cazzo di partita. Figa, ieri Leao addirittura ieri ha fatto la prima volta che l'ho visto addirittura fare il terzino addirittura. Che criticava Tomori? Tomori, ragazzi, baciatevi le labbra che Maldini è andato a pescare Tomori, perché è uno dei cinque difensori più forti al mondo. Ciao anche, mi è piaciuto. Finalmente, rinvisti cazzo di palloni, cioè abbiamo il portiere migliore al mondo, perché veramente Magnan, ragazzi, Magnan è un mostro. Cioè, se non c'è Magnan, se non c'è Magnan ieri, la partita non la vinci, te lo dico subito. Se non c'è Magnan ieri, la partita non la vinci. Cioè, ha fatto un'uscita fuori veramente. Cioè, è proprio, ma proprio ti dà proprio sicurezza. E lo Slavese invece va a prendere un gol che Magnan non avrebbe preso. Si è trovato addirittura sulla sua. Addirittura dentro la porta si è trovato. Portiere, lo Slavese è quello più sopravvalutato al mondo. Lo Stabiese è quello più sopravvalutato al mondo, punto. Vincere contro di te è stata una bella cosa. Ok, c'è battuto in casa tua, ma che te vieni a San Siro e le prendi è la cosa più bella che c'è al mondo. La cosa più bella che c'è al mondo è vincere contro di te. Dopo, per come te ne sei andato via, che sei scappato via come un ragno, ma meno male, perché ne abbiamo preso uno che. E 10 gradini sopra te. Sono molto felice. Sono molto felice perché siamo ancora assolutamente in gioco per andare avanti. C'abbiamo il Borussia in casa. C'abbiamo il Borussia in casa. Il Newcastle fuori, a me fa più paura la partita col Borussia in casa che col Newcastle fuori, sinceramente. Sono sincero. Perché noi fuori casa comunque giochiamo meglio che in casa. Ieri è stato un caso. Cioè, è stato un caso. Ieri veramente abbiamo fatto una partita di sofferenza perché loro hanno qualcosa in più, ovviamente. Poi c'hanno quello lì a sinistra che non mi ricordo come cazzo si chiama, che è veramente forte, oltre a Mbappé naturalmente. Ma abbiamo comunque fatto vedere che abbiamo gli attributi. Abbiamo fatto vedere che abbiamo i coglioni sotto, se vogliamo averli. Fase difensiva praticamente, poi mica vincere contro anche Skriniar è una cosa che mi fa godere ulteriormente di più quell'interista di merda. E dopo faccio le pagelle. Dopo facciamo le pagelle, ragazzi. Dopo facciamo le pagelle. Comunque sia, non vi ho ancora perdonato, eh. Non vi ho ancora perdonato per l'Udinese. No, non serve questa vittoria per perdonarvi dall'Udinese. Adesso bisogna vincere il campionato. Ok. Perché la Champions League comunque sia non la vinceremo mai. Perché ieri comunque sia abbiamo vinto perché abbiamo cuore, perché quando tirate fuori i coglioni abbiamo qualcosa. Però
La vittoria di ieri è importante per il gruppo, visto comunque sia anche gli short che mi mandate, come vanno a festeggiare sotto la curva. È importante per quello, perché il gruppo comunque sia ricompattato, perché vincere in Champions non è come vincere in campionato. Sono due cose completamente differenti. La Champions è una cosa e il campionato un'altra. E vincere in Champions è una cosa che comunque ti dà fiducia. Cioè, ho visto i ragazzi che veramente, poi Leao naturalmente ha fatto così zitti, ma poi comunque Rafa, se giochi così, a me sta bene. Ho visto andare in scivolata sulla riga di fondo al loro terzino, ad Hakimi. Cioè, ho visto delle cose che veramente mi sono veramente piaciute ieri. Grinta. Pressione su palla. Naturalmente la palla l'ha tenuta più loro che noi perché sono più forti di noi. Ok, ci sta. Però la pressione comunque sia che c'era, le ripartenze, la cattiveria delle ripartenze che c'era finalmente. Innanzitutto finalmente abbiamo segnato un Champions, due gol. Questa qua è una cosa fondamentale, che finalmente abbiamo segnato, oltre che abbiamo vinto. Però ho visto delle cose, ho visto pericolosità veramente davanti e concretezza. E questa è la cosa che mi fa più piacere di tutto. Quindi questa vittoria qua comunque sia ci rimette, li rimette anche ragazzi, li rimette in testa comunque una fiducia che magari avevano un attimino perso. Perché vincere col Paris Saint-Germain non è fa, perché ci ha vinto anche il Newcastle, ma comunque sia non è semplice. Questi occhiali portano fortuna adesso a fare video fino a quando non perdiamo una partita con gli occhiali. Mi mando, se non sapete che sono scaramantico. Un bacio, un abbraccio, dopo ci sono le pagelle. Ciao a tutti.